premetto di non essere nella miglior posizione per sfottere nessuno, ma oggi neanche il più assiduo interista a livello di Javier Zanetti is my life potrebbe esimersi dal ridicolizzare quel pagliaccio di Romelu Lukaku, perché io oggi, e ce ne vuole tanto per tirare sul morale di uno juventino in questo momento, il peggior clown del circo più grande d'Europa si chiama Romelu Lukaku. Cioè un giocatore che ha praticamente abbandonato l'Inter, consegnandola alle mani di Edin Dzeko, come io intitolavo, me lo aspettavo, Lukaku ad oggi farà panchina nell'Inter dopo Atalanta-Inter 2-3, vedo una roba del genere, io sono Edin Dzeko e se alla prima partita dell'Inter mi metti in panchina, io penso che non esista la meritocrazia nel calcio. Ma che cazzo ha fatto Dzeko, ragazzi, oggi? Ma una roba da mettersi le mani nei capelli, da incazzarsi anche tifando contro Belgio, da non crederci. Cioè, io non ho parole. Ma che ha fatto? Poi un giocatore che si è risparmiato per giocare questo mondiale, che dove ha giocato 5 minuti contro chi? Contro il Marocco, con il quale hai perso, e poi oggi non mi segni un gol. Uno! Non è che devi inventarteli i gol. Uno a porta vuota che me la tira sul palo col destro. Ma gli altri, ragazzi, è stato un impiccio quasi. Un impiccio, un problema, una comica, un circo. Io non vorrei essere un interista in questo momento. Perché la stessa cosa l'avessi vista io in una situazione del genere, dove oggi Di Maria si cagava un gol, io l'avrei ammazzato! A parole, ammazzato. Passa al Marocco primo questo girone, giusto così. Si beccherà molto probabilmente quella che stasera sarà la Germania. In caso contrario, riaspettatevi questa faccia sul web. E comunque stupisce, la miglior prestazione di una squadra africana a un girone dei mondiali, mi sembra di aver letto una cosa del genere. Ma non esiste sbagliare così tanto. Cioè, tu potrai incappare in una giornata, no, ma oggi in un mondiale 3-4, perché poi dici, oh, un errore può capitare, due tanto e tanto, ma gli altri, ragazzi, cioè, al di là del Belgio che possa o meno fare schifo, ma se ti capitano queste occasioni, sei il numero 9, sei l'uomo che ha fatto più gol nella nazionale del Belgio, molto probabilmente, oggi una partita non facile con una Croazia che comunque ha reso bellissima questa partita tra i mille contropiedi che non sono riusciti mai a capitalizzare, perché comunque è stato un caso, si può dire, a livello di risultato, vedere la Croazia vincere con 4 gol con il Canada, perché la Croazia è sempre stata una squadra storicamente da under, che in attacco non ha mai prodotto molto, con quegli attaccanti, Kramaric, Petkovic, tutti quelli che ci hanno avuto, che non sono mai stati in grado di fare tanti gol in una sola partita, una squadra molto compatta, molto quadrata, con le folate di Perisic e tutto il resto, molto spreconi, e in una partita del genere tu mi affossi il Belgio, che finalmente si leverà forse dalle palle quel primo posto a ranking, perché non è possibile ancora vedere quella squadra lì. Certo, questa vittoria della Croazia ridarà alla Croazia altri punti a ranking, quindi per un discorso futuro del mondiale non conveniva manco di far Croazia, perché sarà un controsorpasso futuro per l'Italia, ma quelle sono cose che alla fine uno se le va a vedere, sti cavoli. Poi c'era chi diceva all'intervallo che se Marocco-Canada fosse finita 3-1 e Croazia-Belgio 1-0 erano a pari punti, pari cartellini. Ma che fai? Doveva passare al Belgio a cose normali. Nessuno dava una lira al Belgio fuori, forse, anche se non erano dei momenti migliori. In questo girone si intravedeva quasi come possibile la novità, magari a discapito di una Croazia, non a discapito di un Belgio, che lascia poco. Una nazionale dai mille volti, oltre ai vari De Bruyne, con tutti questi giocatori, questa grande voglia di mettere nuovi volti lì davanti, Eden Hazard, Torgani, Carrasco e bla bla bla. Oh, alla fine quanti gol hanno fatto in tutto il torneo? Non me di zero. Uno. Con chi? Quando? Ah, già, Batshuayi sul lancio di Alderweireld. Una partita che non meritavano. Ma che gli vuoi dire? Cioè, Romelu Lukaku, ma porca troia, oggi è la responsabilità di un mondiale che ti sei cagato completamente tu. E poi non sei neanche più un novellino, perché tu eri presente nel mondiale del 2014, io mi ricordo, mi sono rivisto ieri gli highlights di un'Argentina-Belgio ai quarti di finale di... che si giocava in Brasile, c'eri tu agli albori di questa inizio di avventura col Belgio. Cioè, ci sono 8 anni di differenza, lì eri un esordiente, qua dovevi quantomeno aiutare la
nella squadra, rientrando all'ultimo, ma in condizione? Cioè, hai toccato quei quattro palloni per non riuscire a ribadirli in rete, o li hai lisciati, o li hai sbattuti sul palo. Cioè, come si fa? Come puoi? È una cosa grave, è una cosa logorante, in genere, la delusione più grande del mondiale, forse potremmo dire? Questo non so dirlo, perché comunque ci sono squadre che ancora devono passare il turno che potrebbero clamorosamente ciccarlo. Sulla carta c'era la Danimarca che doveva fare molto di più, il girone A ha detto la sua, il B ha detto la sua, il C, bene o male, sì, la Polonia ci poteva stare tra quelle che passavano il turno, non la chiamerei delusione quella del Messico e dell'Arabia, nonostante la storia dicesse proprio questo. Il girone D, l'Australia, ok, la Danimarca non se la potevano aspettare, da un europeo in semifinale, insomma, a qui uscire ai gironi. Il girone E, vediamo, il girone G, Serbia e Svizzera, comunque non è uno scandalo se passasse una sull'altra. L'H, bisogna vedere la risposta dell'Uruguay, questa è deludente, anche se comunque si poteva vedere delle crepe in questa squadra. La difesa a tre è sempre la solita, è sempre solita: Alderweireld, Vertonghen, aggiungi un Castagne non messo a tutta fascia, lo abbassi, alzi un Meunier, soliti giocatori, questo modulo, no, con tanti esterni, addirittura gli esterni messi nei braccetti della difesa, dove poi manca concretezza. A chi dà la palla Kevin lì nel mezzo? Mertens se l'è cagato bello grosso, anche lui nel primo tempo doveva metterlo a giro sul secondo palo. Peccano di leziosità, peccano di qualcosa che non sono riusciti a trovare, tipo quel Doku messo alla fine, tarantolato, che cercava di dribblare tutti. All'europeo contro di noi è stato uno da capire, da cui poterci far ripartire un ciclo. De Ketteler fece gol contro di noi in Nations League, il 2-1. Per quanto non sia buono al Milan, ho capito, ma se vedi che nelle prime due partite non hai fatto niente con Tizio e Caio, inutile che ci sbatti la testa con sti Carrasco, sti Eden Hazard, sti Thorgan Hazard, che hanno finito loro, non hanno mai fatto niente di emozionante con il Belgio. Provali, cambiali, Doku ti salta l'uomo, ti portava scompiglio, ti portava magari qualche marcatura in più sull'uomo, visto che De Bruyne non è mai riuscito a trovare un compagno disponibile, un Belgio senza punte, Batshuayi, una vecchia punta, la vecchia gloria, lo ricordano tutti per il tiro sul palo, non lo ricordano mai per grandi numeri fatti. È stato un danno portare Lukaku, allora, è stato un danno, palesemente un danno. Qua ci avresti messo qualunque altra punta che non ha il Belgio, riusciva a fare meglio. Delusione per loro, a me non cambia niente, però davvero, per essere riusciti a far ridere uno juventino, ero in parti con un'interista, lui silenzio glaciale, sapeva che dire. Io dico io cosa devi dire. Abemus Edin, va de retro Romelu, cioè assolutamente. Tutti presenti da Piano Gentile, che vuoi fa? Titolare? Sì, sì, c'hai da smontare uno che ha fatto numeri da record per l'età che ha e per l'applicazione che ci mette, per la disponibilità, per la funzionalità e per tutto. Inevitabile oggi parlare di Inter e mettersi nei panni di un interista, perché io non immagino cosa avrei potuto fare se l'Argentina oggi si trovava a quel posto e vedevi un Di Maria o un Paredes regalare gol, perdere continuamente palloni oppure sbagliare di tutto sotto porta così. Ma come fai? Ma cioè, te lo sei giocato, Romero, dai! Una bella mazzettona, perché qui forma fisica, dai, qui è peggio di quando parò il tiro con lo Shakhtar Donetsk ai gironi con l'Inter, peggio, veramente. Quindi inutile dire, oh, pensa in casa tua. Oggi penso chiunque ha guardato e ha riso di Romelu Lukaku, mamma mia.